mano. Non è male con questa piccoletta finale. Se posso fare una cosa che non siamo riusciti a togliere. Oggi abbiamo preso di petto Largo Frankl, che è uno spazio molto bello della città. Diciamo che i padroni sostanzialmente sono i bambini e non c'è traffico, niente, però è tutto pieno, pienissimo di erbacce, queste qui di primavera. Addirittura ci sono anche i coriandoli di carnevale. E allora insieme io sono Retake, poi c'è Mi Rifiuto e c'è anche l'altra associazione Contagio. Siamo tre associazioni che collaboriamo molto insieme e oggi in effetti siamo un bel gruppo. Il lavoro oggi è un po' faticoso perché sradicare le erbe non è facile, ecco. Cosa chiedete ai cittadini che usufruiscono di queste aree? Senti, allora Marco D'Amore, che è diciamo il responsabile di Mi Rifiuto, diciamo che è rimasto meravigliato perché le aiuole sostanzialmente sono pulite e diciamo che qui tutto sommato è vivibile il parco. Per esempio io ho visto in questi giorni con quella tramontana che soffiava 30, 40, 50, 60 km l'ora, che sembrava quasi una bora, e per esempio Terni era invasa da tutte le cartacce che la gente butta per terra, le cartacce per dire. E quindi che cosa chiediamo? Chiediamo che ognuno faccia il proprio dovere, cioè che sia si senta padrone, ma padrone vero della città, e quindi anche responsabile delle azioni che fa. E quindi chiediamo semplicemente a un cittadino che, come dentro casa non butta niente per terra, la stessa cosa lo deve fare per quel che riguarda lo spazio cittadino. Se poi pensiamo minimamente quello che fa il gruppo Mi Rifiuto, fanno delle imprese straordinarie, riescono a tirar fuori dei materassi, dai fossi, frigoriferi, di tutto. Hanno trovato perfino, non mi ricordo se le siringhe sono all'ordine del giorno, però di tutto di più, cioè la gente passa e butta. Questo è diciamo un po' la sensazione che io ho. Perché non è più abituato, visto come sei incazzato. No, più che altro sei gonfiato. Gonfiato.